Ha paura. Potrebbe funzionare. Imprigioniamo Mefisto nella pietra. Ah no, Mefisto, è giusto, Mefisto, siamo andati nel mondo di Mefisto. La testa di Mefisto. La testa del lupo, cioè, quello è il demone, vedi? E se quando lo farà, io sarò nella pietra, prenderà il mio potere. Non lasciate che l'odio per me accechi il vostro buon senso. Nairel, non mi fido dei miei pensieri su Mefisto, ma dei tuoi sì. Fa quel che ritieni giusto. Le vostre vite, insieme a quelle dell'umanità intera, dipendono da ciò che farete adesso. Scegli con cura. Tutta sta fatica per fare con Mefisto, intrappolare Mefisto nella pietra. Speriamo che abbia funzionato. Andiamo. Lilith ci darà la caccia. Devo farla finita. Troverò Lorat e sistemeremo tutto. Poi ti aspetteremo alla cappella. Che non sia l'ultima volta in cui ti vedo. Siamo intesi? Siamo intesi? Vampirella. Dobbiamo affrontare Lilith. Eccola! Sappi che il dolore che proverai sarà qualcosa di leggendario. Vai, si inizia! Li congelo pure. Mi serve più tempo. Mi serve più tempo. Ah, mi ha rallentato. Metaggia. Serve più.
serve più tempo. Mi serve più tempo. Mi manca l'essenza di te. Non posso ancora farlo. Sì, pensavo era più difficile. Possibile, se è già finita. Infatti, mi sembrava strano. Che succede? Lilith, un'altra forma. Serve più tempo. Naccia. Mi serve più tempo. Si è rotta la... non avevo fatto caso qui. Mi serve più tempo. Sta cadendo il mondo là. Non posso ancora più. Fatto. Sanctuarium. Noi con la voce sua. Un rifugio. Ah no. Dall'eterno. Sembrava. Eppure, eccoci qui di nuovo.
ho dato il libero arbitrio. E l'avete dilapidato, sprecandolo in una crociata che nemmeno comprendete. Avete scelto la tirannia alla libertà offerta. Che inutile spreco del mio dono. Senza di me non potrà esserci vittoria. E il suo prezzo sarà più alto di quanto immaginiate. Wow. È pietrificata. Stivali, anello, apriamo tutto, poi vediamo. Più niente? Non c'è più niente, no. Possiamo uscire. Dobbiamo andare lì sopra, andiamo a parlare. C'è più. È intrappolata nella pietra? No, ma Mefisto sì. Ci ha aiutato a raggiungere la cattedrale dell'odio prima di Lilith. Ma certo, c'era il suo zampino dietro fin dall'inizio, vero? Era un rischio necessario. No, lo capisco. Dov'è la pietra? Nerella. Neirel, non è tornata da te? No. Deve averci già preceduti alla cappella nel deserto. Seguila. Presto. Io devo portare Donan e sigillare il portale per gli inferi. Ti rallenterei. Non posso lasciare tutto sulle tue spalle. Siamo venuti insieme e ce ne andremo insieme. Ora siamo davvero soli. I creatori di Sanctuarium, angelo e demone, padre e madre, sono morti. Ci crearono a loro immagine. Il loro conflitto è parte di noi. E lo sarà sempre. Ma c'è qualche verità nella visione di Lilith? Nella folle idea di poter sfuggire all'eterno conflitto? Queste non sono domande che si addicono a un vecchio. E non mi resta molto tempo. Questa lotta non è più mia. O percorreremo gli stessi passi dei figli che si ribellano ai propri genitori. Spesso diventiamo come loro. Posso solo aiutare la viandante Neirel a evitare il fato di Ratma. E di quanti hanno provato e fallito a superare la nostra natura fallace. Una volta tornati da Neirel, troveremo un modo. Dobbiamo. No, ci vorrà tempo perché la corruzione si diffonda da... Sì. Sì, deve essere così. Yorin, Donan, l'odio ha colto così tanti. Non perderemo anche Neirel. Andiamo. Chi sono questi? Finirà mai tutto questo? Joseph. Joseph, che cosa vuoi? Ma questo è quel primo, sono qui per Loradrim.
È urgente. Quello della barca che l'avevamo avvelenato ci aveva aiutato. Scaveremo la sua tomba al posto tuo. Un'offerta gentile, ma chi scaverà la tua? Gli Oradrim hanno portato un grande male nel mondo con le loro magie oscure. Affidate al padre le tue anime e recuperate la pietra dell'anima. Ah, volevano la pietra dell'anima. Josef, lui mi ha salvato la vita, Nevesk. Infatti. Non erano nostri nemici. No. Sono stati sciocchi. Non ho tempo per pensarci. Vado a Skosglen. Donan deve essere sepolto con suo figlio. Pensavo che i morti non meritassero niente se i vivi erano in pericolo. Parole molto sagge. Ma io ho fatto una promessa. Ecco perché devi andare a nord prima di me. Se la cattedrale non l'ha ancora presa, Neyrel potrebbe essere alla cripta. No. Trovala. Una volta assieme, venite alla dimora di Donan. Perché sento i passi di una sola persona? Emancipazione! Completa la campagna. Ho passato molto tempo a imparare questo codice, quindi spero ricorderai come leggerlo, Lorat. Perché tu sei l'ultimo Oradrim ora. Mia madre avrebbe voluto che restassi con te. Credeva che gli Oradrim avessero tutte le risposte. Non so se riconoscerebbe la persona che sto diventando. Dove va? Al momento per me è difficile pensare a lei. Ma poi mi ricordo di te e di Donna. Non eravate Oradrim onniscienti. Ed eravate insicuri. Eravate amareggiati. Ma siete sempre stati dei veri amici. Ed è a questo che mi aggrappo, poiché la strada da percorrere è ancora lunga. I vostri difetti mi hanno dato speranza. Questo servirà per le sfide che dovranno venire. Per affrontare lui e i suoi fratelli. Non so quanto ancora mi resta, ma deve pure esserci una risposta migliore. Devo assolutamente trovarla. Da sola. So che vorrai venire con me. Delle persone sono già morte a causa della mia negligenza.
Non posso mettere in pericolo anche te. Se sbaglio valutazione, il mondo avrà bisogno che tu sopravviva e possa rimediare ai miei errori. So che non vuoi sentirlo, ma non puoi permetterti di mollare. Non di nuovo. Ma perché si muovono così, capè? Perché? Andrà come mi auguro che vada. Io e te non ci vedremo mai più.